Eccoci tornati nuovamente in diretta e ci colleghiamo subito con Giovanni Rosa, direttore artistico del Ninfea Festival, che vedo e ringrazio per essere con noi. Buongiorno direttore. Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito. Allora direttore, si è concluso il primo weekend a Rionero in Vulture del Festival della Rigenerazione che ha animato le rive del Lago Grande di Monticchio con un programma ampio e stimolante. L'atmosfera ha fatto da sfondo a incontri e performance che hanno intrecciato le riflessioni sui temi della rigenerazione territoriale e dello sviluppo sostenibile, anche con momenti di spettacolo e immersione nella natura. Ma qual è il bilancio di queste prime giornate? Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Siamo felicissimi di questo primo fine settimana, c'è stata una partecipazione molto intensa da parte della popolazione, da persone che ci hanno raggiunto anche da fuori regione. Come prima edizione siamo felicissimi, siamo a metà del cammino, abbiamo di fronte a noi un nuovo fine settimana ricco di incontri, eventi, dibattiti e vi aspettiamo perché il prossimo venerdì, domani, sarà caratterizzato da la presenza di un divulgatore scientifico d'eccellenza come Mario Tozzi, che durante la serata ci parlerà di una rigenerazione ambientale sostenibile. E stiamo ascoltando anche l'audio degli eventi, degli incontri. Direttore, ha fatto riferimento già ai prossimi appuntamenti, io invece faccio un passo indietro proprio per chiedere, oltre il tema della rigenerazione, quali sono state le parole chiave su cui vi siete soffermati nel primo weekend? Certamente dialogo, confronto. Il Ninfea Festival vuole essere questo, vuole raccontare esperienze positive che possono caratterizzare le aree interne. Abbiamo necessità di un confronto, di un dibattito serio su ciò che può essere l'area di Monticchio in uno scenario molto più ampio delle aree interne. Le aree interne è un tema che tocca, diciamo, tutta l'Italia in modo democratico, dal sud al nord, seguendo la dorsale appenninica. Oggettivamente oggi stiamo vedendo decenni di impoverimento frutto di politiche che hanno tolto servizi essenziali alla popolazione, concentrandosi su dinamiche più urbane, dinamiche legate allo sviluppo costiero, e quindi sono temi che abbracciano tutta l'Italia. In questo dialogo, in questo confronto che abbiamo messo in campo, vogliamo dare delle soluzioni concrete senza un approccio romantico, senza un approccio superficiale, ma approfondendo temi così importanti. Soluzioni concrete, direttore, per dialogare e trovare delle risposte sul tema appunto della rigenerazione delle aree interne, utile anche per combattere lo spopolamento in alcune aree come quelle della Basilicata, che purtroppo sono parecchio danneggiate sotto questo punto di vista. Possiamo considerare tutto il territorio della Basilicata un'area interna, abbiamo soltanto due grandi aree, diciamo, urbane, ma le difficoltà, le fragilità del nostro territorio sono note. Abbiamo invitato persone, autori, divulgatori scientifici per innescare una nuova visione per le aree interne, il sottotitolo che abbiamo voluto dare a questa prima edizione, perché per noi cambiare approccio metodologico al nostro territorio, a come noi stessi ci percepiamo e ci guardiamo, è fondamentale. Una nuova visione e quindi una nuova narrazione. In conclusione abbiamo 30 secondi, il direttore ha già fatto riferimento ai principali appuntamenti delle prossime giornate, che cosa ci può aggiungere ancora? Sì, abbiamo tre giornate molto dense, si riparte domani inizia la giornata con Raffaele Pentasuglia, artista poliedrico, ci accompagnerà nella natura con i suoi meravigliosi acquerelli. Poi abbiamo la presentazione del libro di Nicola Stomeo, Vocabolario delle aree interne,
che dialogherà con l'antropologo Giuseppe Melillo. Continueremo con un panel sul turismo e territori, quale rigenerazione per le aree interne, con il professore della Sapienza Saverio Sant'Angelo, con Maria Claudia Clemente. Continuiamo con i saluti di Antonio Bernardo, direttore generale per lo sviluppo economico. Faremo un focus sulla geologia del territorio, quindi racconteremo del Vulture come introduzione a una serata speciale con il ricercatore, primo ricercatore del CNRR, Mario Tozzi. Quindi sarà una giornata speciale quella di domani, vi aspettiamo. Continuiamo poi giorno 7 con un programma molto denso. Partiremo dal racconto dei nidi naturali ed artificiali nel pomeriggio. Continuiamo con altre riflessioni sociologiche sulla questione delle aree interne, quindi verrà presentato il libro di Francesco Vespasiano, di Ina Macaione e Laura Pavia, Rigenerare a Sud, Rigenerare il Sud. Avremo un evento in serata con il professore Trifone Gargano, ci racconterà questa esperienza di Dante nella natura, quindi avremo questa Lectio Magistralis. Continuiamo con una performance teatrale della compagnia Petra e della compagnia teatrale Albero e Vulcanica sulla farfalla Bramea e il giorno successivo si concluderà il festival, quindi domenica partiremo dalla mattina con una passeggiata nella natura, continueremo con bagni di foresta a cura di Rocco Perrone, racconteremo dei percorsi, dei sentieri che partono sia a livello nazionale che regionale, quindi faremo un focus sulla Via Appia da pochi giorni. Da pochi giorni è diventata patrimonio dell'UNESCO, quindi avremo anche un pezzo che attraversa la nostra regione, quindi parleremo anche di questo, dei percorsi locali, verrà sviluppato un nuovo sentiero nell'area di Monticchio e si concluderà domenica 8 con un grande evento, avremo Max Casacci di Subsonica che porterà in Basilicata un progetto particolarissimo, campionando i suoni della natura, ha sviluppato una visione sonora e visuale, della natura in chiave elettronica. Quindi un fine settimana molto molto denso di eventi, vi aspettiamo. E benvenuti alla prima edizione del Ninfea Festival.